trovare una casa dove nascondermi. Li ho seminati. Credo di averli seminati. Cos'è sta stanza? Un pulsante. Proviamo a premerlo. Successo qualcosa? Diavolo. Chi sei? Oddio, che ore sono? Ho sentito una Pina, voce. caffè, giornale, subito! Ah! Oddio, dove sono? Salve? Sì? È un essere umano lei? Credo. Perdere il controllo. Sì, ho ancora la valvola di sfiato, sì, sono un essere umano. Wow! Un essere umano. E tu chi diavolo sei? Credevo di essere estinto. L'unico specie. Che culo, direi. Merda, non saranno più tutte quante mie le donne. Sì, tutte mie. Yeah. Sono il più bello e quindi me ne tengo. Tu chi sei? Mi presento. Chiamami Mr. X. Ok, Mr. X. E tu cosa ci facevi lì sotto? Diciamo che dopo troppi bagordi in discoteca mi è andato una botta in testa e non ricordo più niente. Discoteca? Cos'è una discoteca? Sai quelle cose quando fai tunz 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 quando balli e fai casino e ti ubriachi? Ah, quelle cose del secolo scorso, ormai. Qu quanti Cosa? anni sono passati? Cioè, non sai niente di quello che è successo? Allora, facciamola in maniera molto semplice. 5 anni fa c'è stata un'epidemia. Sono Ok. morti praticamente tutti gli esseri umani. E siamo Ok. rimasti in pochissimi. Io sono, possiamo dire, un emarginato. Ho fatto alcuni crimini, quindi sono stato cacciato via dalla sede centrale, possiamo chiamarla così. E ho raggiunto questa città puramente a random e sto cercando cibo, insomma, modi per sopravvivere, ma purtroppo non si trova più niente, il cibo è stato tutto quanto preso già. Scusa, ma se non ci sono più esseri umani, da chi è stato preso? Lo vedrai. Beh, Ah, ok. credo che non ti convenga andare in giro solo, quindi possiamo anche, diciamo, far gruppetto. Magari riusciamo a trovare un po' di cibo, un riparo. Intanto andiamo a vedere un po' se troviamo qualcosa dentro questa casa. Oh, qua ci sono delle scritte. Anno 2238, ormai è finita, rimango solo io e sto per morire. Spero che i due ragazzi che ho congelato tra 5 anni possano ritornare, buonanotte, possano riportare la pace, Mister N. Mister N? Chi diavolo è? Ma tutti quanti che mi copri il nome. Che barboni. Ok, non sono più Mister X, adesso chiamami Zero. Ho cambiato il mio nome in questo istante. Ok. Ok, ci sono delle casse qua. Soggetto 5496, sei tu? Oppure sei il soggetto 7829-bis? Prego, è barra bis. Barra bis, quindi sei Ne tu. vado molto fiero. Direi di sì. Ok, allora da un po' ti chiamerò bis. Perché bis? Sembra un piatto di pasta. Non Ah! mi hai detto il tuo nome, brutto barbone. Piacere, Franks. Ok. Che bello. Quanta bella roba. Perché un po' di cane Quanta magro. carne! Mi gusta! E anche delle armature. È raro trovare armature, cibo, insomma. Così a random. Per Forse il mister N l'aveva preparati per noi. te e per questo soggetto 5496, che Sì, ancora non so immagino. chi diamine sia. Non chiederlo a me. Ok. Ah, che bel cappello. Non credo che mi stiano più inseguendo quelle cose. Arrivo. Ok. Spero che tu sappia utilizzare una spada. Ok, Diciamo che preferisco l'arco e le frecce. Però. benvenuto in questa città che non mi ricordo come si chiama. Per La città senza nome. essere esatti, non so neanche dove ci troviamo. Ah. America, Francia, Spagna, Burundi. La Francia esiste ancora? Oddio. Cos'è stato? Sono loro, meglio che ci nascondiamo da qualche parte. Chi loro? Non mi ha ancora detto chi sono. Eccoli, li vedi? Dentro Vedo una lì. mucca. No! Sono qua dentro. Forse ci hanno già notati. Spero tu sappia combattere.
Diciamo che sono... Eccoli! Da! 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 Oddio, ho ucciso un uomo? Non sono più uomini. Ah. Sono stati infettati. È presente i film tipo Resident Evil? Ecco, il concetto è quello. Bello. Beh, insomma. Insomma. Quindi se rimaneva un film era meglio. Non c'è più la patata. No! Ah! Ah! Oddio. Ecco, invece questi qua sono i cosiddetti kamikaze mutati. Wow. Di solito vengono chiamati creeper, ma io li chiamo spinaci verdi con manie suicide. Se permetti vorrei chiamarli cazzoni, però è uguale. Anche cazzoni va bene. Vedo una mucca che mi sta guardando in modo molto maligno. È raro trovare esseri viventi di queste parti. Ma di solito io li ammazzo. Ah, ok. Il cibo è raro, conviene... Ok, io sono un essere vivente, quindi mi sposto, eh. Tranquillo, non sono cannibale. E vai. Io sì. Se ti raccontassi certe cose, oui, non capiresti. Un pollo. Okay. Non l'hai detto con l'enfasi giusta, però. Ok, aspetta. Un pollo! Ok. Sì. Ok, vediamo se riusciamo a trovare qualcosa. Un porco. Oddio, la neve esiste ancora. Non l'avrei mai detto. Non è neve. E cos'è? Non aspirarla. Ah, sembra talco, ma non è quella cosa lì. Sembra darti l'allegria. Ok, yeah. Anche i ragni hanno avuto una piccola mutazione genetica. Diciamo che sono diventati grandi come pantegane in calore. Non ho mai visto una pantegana in calore, ma direi che non è una cosa bella. Infatti. Ok, cerchiamo di non farci notare. Di solito non attaccano, a meno che non hanno fame. E di solito, fortunatamente, non hanno fame. E che costruzione è quella davanti a noi? Io che ne so. C'è un cartello, aspetta. Sei tu che vivi qua, non io. Train station. La stazione di treni. Andiamo a vedere. Magari funziona ancora. Check-in. No, non ho i soldi per pagare. Tranquillo, pago io per te. Dai, paga tu, dai. Oh, cazzo. Una freccia. Tanti libri, tanta robetta bella. Metropoli. La casa di VIP. Beh, Epic Views. Quindi direi, se l'inglese esiste ancora, che possiamo vedere dall'alto come la situazione. Esatto, quindi direi di partire. Ok, vada prima lei. Dopo di lei, è casa sua, prego. Se le vuole mandarmi al suicidio, lei. Facci lei. Ok, andiamo. Perché va verso il basso? Che cosa? Cosa è successo? Dove sei? Da! Tu da! Che bel posto. I like it. Qua sembra io di una discoteca. Ancora non ho capito cos'è una discoteca, ma... facciamo finta che sia così. Diciamo che c'era tanta patata che te la dava gratis. Come i bordelli dei nostri tempi. Non esattamente, ma siamo lì. Adesso funziona diversamente tutto quanto. Le donne fertili si offrono agli uomini gratuitamente per riprodurre la specie. Quanto amo questo anno, te l'ho mai detto? Dipende se lei è un tizio fortunato, perché non credo che riprodursi con una balena di 180 kg gli vada a genio. Cioè, esistono ancora le balene da 180 kg? Dove siamo finiti? Non c'è neanche più il cibo. Dove siamo? Dove siamo finiti? E che ne so. Oddio, vedo un nemico. Ah, non gli ho detto. Di solito quelle creature di giorno non danno tanti problemi. È la notte il loro habitat. Ed è la notte che dobbiamo trovare un posto dove nasconderci. Ma dove siamo finiti? C'è scritto che c'era la casa dei VIP. Ma qua di case non ne vedo. Forse è una grotta dei VIP. Può essere. Qua c'è del vetro. Oh merda, merda. Ah, mi attaccano. Ah, quelle lì invece sono gli esseri umani che però sono stati colpiti dalle radiazioni. Quindi sono vivi ma non hanno più carne o sì, pelle, organi, insomma. Pezzo di carne di essere umano in mano. Wow. Abbiamo raggiunto una foresta. Fiorellino. Stai attento alle piante, non tutte sono così buone. Ah. Forse non so quanto ci convenga rimanere qua. Questo è il loro habitat. Forse ci conviene tornare indietro. Addio. Dispersi. Ho perso i miei contatti con la famiglia. Dannazione, una grotta.
Non è una cosa bella, direi. Allora, lei conosce Gears of War, ecco, il concetto è lo stesso, più vai in basso, più di quelle creature ne troverà. Ah, Ok, ok. le devo dire la verità, io 5 anni fa ero un nerd. Oddio. Sia tranquilla, ormai non si può più essere nerd in questo mondo. Comprendo. Ok, è ora di tornare indietro. Io ero un impiegato alle poste. Poste italiane? No, no, erano troppo. Andavano in ritardo, quelle non mi piacevano più. Cos'è? Ok, ci vediamo di nuovo alla stazione. Ok. Black Flip. Chi è Niente. costui? Oddio. Ah! Vedo oscurità davanti a me. Perché mi sa che stiamo andando dalla parte sbagliata? Anche io questa impressione. Chissà dove finiremo. Ormai queste gallerie sono abbandonate. Speriamo di non incontrare qualche strana creatura lungo il tragitto. Mi passi tu. Curva. Tu passi avanti. Curva. Ricurva. Esiste ancora il... Oddio, come si chiama? Che lingua era? No, L'elfico? l'albanese. Non lo so, sai. Perché curva in albanese voleva dire zoccola. Ah. Vediamo se stiamo finendo. Ma che diamine di posto è questo? Oddio santo. Oh mio Dio. Cosa? Non vedo nulla. Oddio, welcome to Metropolis. Oddio, aiuto, aiuto. Uscita d'emergenza. Ci sei mai stato tu qua? Sono arrivato in città qualche giorno fa e non ho avuto ancora modo di esplorare il Comprendo. posto. Diciamo che io non sono mai arrivato fino qua. Oh, merda, merda, il carrello! Ok. Salvo. Quindi? Send cartback. Ah, ancora l'inglese è ancora vivo, eh? Non l'avrei mai detto. Pensavo si parlasse soltanto il filippino. Cos'è sto posto? Scegli la destinazione. Casa dei VIP. Ok. Ok, dove sei finito? Sono qua sopra a vedere le linee della metropolitana. Oh, vengono sparte. VIP home, blue line, VIP home. Northbound, white line, orange line, red line, brown line e black line. Sono 8 diverse strade che portano ad 8 diverse destinazioni. Oh mio Dio! Diavolo. Cosa sono quelle cose? Credo siano grattacieli, fratello. No, parlavo di quelle cose lì sotto. Dove? Non li vedi? Nope. Oh, Queste cazzo. cose verdi che rimbalzano, cosa sono? Credo che sia un GameCube. Mi ricorda Dash, quel da. Oh mio Dio, mi sa che si sta avvicinando. Un fottuto GameCube. Ah! Spara al Satana. GameCube! Ma che. Ah! Dio, Ma che. Ma che cavolo sta succedendo? Si smoltiplicano! mi stanno facendo laggare. Sono dei conigli! Ah! Mi stanno facendo laggare. Ma allora anche lei era un nerd! No, io essere terrone, non Lei sapere queste mi ha parole. mentito! No, aia, bastardo. Ehi, cuccia. Stia attento, la prossima volta che dirà qualcosa di sbagliato potrei anche colpire lei! Ah! Sì, ma stia attento, ne stanno attaccando. No. Mi stanno controllando, non ci vedo. Aiuto! Ah, Ok, oddio! li ho uccisi. Ok, devo riposare un attimo. Il mio cervello non ce la fa. Troppe informazioni, troppe novità, il mondo è cambiato, lo so. È dura da capire, ma. Sta bene. Insomma. Ok, credo che ormai lei possa cavarsela anche da solo, quindi. Oh cazzo! Vado ad esplorare. Mi raccomando.
Utilizzi tutto quello che ha imparato in questi pochi secondi. Buona fortuna. Ci rivedremo tra qualche giorno. Ok, dove andiamo? Quante linee diverse. Io direi di provare a uscire. E... oh mio Dio. Che bello, delle palline che colorate che lampeggiano. Cos'è? Si chiama esperienza. Wow. Allora me ne servirà molto, perché non so un cazzo di questo posto. Sono delle piccole particelle di memoria. Più memoria hai, più riesci a capire quello che era successo. Insomma, ti ritornano i ricordi. Capisco. Una domanda. Chi sono queste cose verdi? Allora, li possiamo chiamare in vari modi. Tipo... quadrati che saltellano. Slime. Cthulhu. Oh merda, c'è un coso nero. Allora... nero, cioè, esistono ancora i negri. Oh mio Dio. Esistono ancora gli uomini di colore. Stia attento, Pensavo li avessero uccisi i... no, purtroppo... allora, adesso esiste una piccola modifica genetica. Allora, normalissimi esseri umani come noi sono dati quei cosi nel cervello. Invece i neri hanno ricevuto una piccola modifica genetica molto più brutale. Ah, gli hanno allocato... si sono potenziati, si sono allungati dappertutto, e non gli dico anche dove... e hanno imparato, hanno allungato non solo quello ma anche e purtroppo come resto. Sa hanno la mano lesta, quindi rubano più facilmente del solito. Adesso digga sto everywhere, everyone and everything. Beh, non è che è cambiato tanto allora. Comunque niente razzismo. Sì, Petum. Queste battute non erano sfondo razzista ma soltanto lo scopo di lucro e di divertimento. Petum. C'è un fratello GameCube. Ah, per lei sono GameCube questi. Sì, direi. Dove gli infila il disco. Aspetta, ma allora lei è un nerd. Ancora. Ha fatto una battuta. L'hai già scoperto. Bam, so, bam, bam, me, bam. Me l'ho dimenticato. Ricordo che la mia esperienza non è molto elevata. Sono 4 di esperienza. Io sono a 3. Ma cazzo faccio a vederlo? Quel palazzo. Non so perché ma mi ricorda qualcosa. Attento, ti attaccano. Sono dato un GameCube. Cosa vuoi che mi faccia? Magari c'è Super Mario e ti stupra. Non ne sai. Con quei suoi baffoni. Super Mario è un idraulico. Mi piace infilarsi nei tubi. Anche lui avrà il suo bel tubone. Forse potremmo andare a visitare questo palazzo. Che cos'è? Non so, mi pare di averlo già visto in qualche mia visione. Oh oh. Cosa? Quella lì è una stazione radio. Dove? Là, non vedi? C'è il pennacchio. Oh, ha un fallo sopra. Saliamo? Sul fallo no, sul palazzo anche sì. Ok. Peccato. Cos'è? Cosa hai detto? Scusa, peccato. Cos'è? Burberry. Burberry? Credo che ci facciano il burro. Welcome to Burberry Store. No, chefs, please. Ehi, Lu! È un negozio di vestiti. Vediamo un po'. Oh, qua c'è del cibo. Questo è un 36, non mi sta. Questo è un 45. Chi se ne metti 45, cavolo. Cavolo. Oh, c'è il 38. Pantaloni. Ah, ecco un 40. Ho trovato il 40 per me. A posto. Questi sono troppo rigidi e duri. Se ne li compro. Qui non c'è niente. Speriamo un po' di... qua sopra dovrebbe esserci un caffè. Forse c'è del cibo. Vediamo. Insert restaurant here. Non c'è niente qua. Dove devo andare? C'è scritto che tra qualche piano dovrebbe esserci un ristorante. Tu esplora un po'. Qua sono stanze dell'hotel. More hotel rooms. Che dobbiamo continuare ad esplorare. Sì, stanze dell'hotel. Ma perché non fanno gli ascensori come una volta? Leva le tue stupide. I piedoni. 10. Questo muro è strano. Direi che non ci Ok, non riesco a romperlo. No, no. Però. Le mani super. Perché fighe. Rompete le cose ancora con le mani? Siete arretrati. Beh, hai qualche strumento per rompere le cose? No. Che non sia il tuo fallo. Il mio che? Il tuo fallo. Cioè? Fallo! Definizione di Wikipedia. Fallo si considera l'apparato riproduttivo maschile. Oh. Ho sentito. Okay.
Vabbè che è duro, ma non così tanto. Oh, c'è un cartello là sopra. Rich people from town. This is a mechanical space. You silly hoof. Levi il suo bel culo che non ci vedo. C'è un... Oddio, c'è un mob verde grosso. Rich people from out of town. Sì, quella dovrebbe essere proprio una stazione radio. Dobbiamo raggiungerla. Lei ha qualche problema con le vertigini? Diciamo che... Oh cazzo, oddio! Ah, un zombie! Oddio, un creeper! Aiuto! Aiuto! E vai, si è ucciso a vicino. Però c'è che un... Che lo uccido io. C'è un bucone. Potremmo uscire da qui. Da qua c'è una porta. Dov'è? Dov'è la porta? Genio. Dov'è? Ah, ma c'è una porta. Però quel coso ha distrutto la scala. Ah, eccola qua. Lol. Ok, saliamo allora. Oh mio Dio. Oddio, no, 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 vai via, vai via! Lo uccido io! Ok. Ok, dobbiamo raggiungere quel palazzo laggiù. Perché non esistono più i fottutissimi paracadute? Ah. Non sarebbe una brutta cosa. Fare la figura del figo. Dovremmo tornare giù a piedi normalmente, mi sa. Non abbiamo modo di fare un po' di parkour. Aia. Ah, yeah. Ok, scendo giù. Stia attento. Whee! Ok, la raggiungo tra un attimo. Devo prima controllare una cosa. Ok. Hey Franks, mi senti? Mi senti? Prova, prova. Sì, sento. Ok, sono riuscito a mettermi in contatto con te tramite quell'apparecchio che ti ho infilato nell'orecchio. Perché ci sono delle cariche esplosive qua? Non lo so, io sono fuori dal palazzo e sto aspettando che scendi. Ho trovato delle cariche esplosive non innescate. Ah, stai attento. Ma prima che se TNT non c'era, una leva. Che succede se la tiro? Ok, ho fatto una cazzata. Aiuto! Cosa? Aiuto! Cosa? No! No! Ah! No! 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 Oddio! Soggetto? Oggetto? Come cazzo ti chiamavi? Dove sei? Dove sei? Porca puttana. È sparito. Wow. Ha fatto un bel botto però. Tu! Oh merda, è notte. No. No, sta diventando notte. No, non può funzionare. Ok. Ok, calma, ragionare. Calma, 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 calma. Ok. Sono... Oh merda. Ah no, il cibo ce l'ho, perfetto. Pensavo di essere senza. Vediamo. Ragionare. Ah, i cosi. No. Non è un GameCube. Ah. Ok. Cos'è che aveva detto? Cos'è che aveva detto? Cos'è che aveva detto? La notte. Cos'è la notte? Che succede la notte? Non mi ricordo già più. La notte. Succede qualcosa. Oh cazzo. Cos'è? Ho un GameCube, via di qui. Una stazione per elicotteri. Vediamo se riesco a trovare un elicottero. Non mi piace. Ah! Ok, ok, non lasciamo stare gli elicotteri. Ho paura di volare, lasciamo stare gli elicotteri. Questo cos'è? Cos'è sto posto? Ok, un ragno e un GameCube. Però non so che cosa sia. Dov'era l'antenna? Aiuto. Dove sono? Ecco. Entriamo in questa casa. Cos'è? Generous Tower? Si può bucà? Ah! Ah, via. Ho tutti GameCube. Voi e la vostra cazzo di... Nintendo. Da, 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 muori. Perfetto. Anche tu. Ok. Ah. Ciao, piccolino. Ok, dove sono finito? Vediamo. Credo che sia una sala congressi.
Una cucina non c'è. Un ufficio. No. Oddio, non sono buono qui da solo, così. No. Vicolo cieco, aiuto. Ok, usciamo di qui. Non vorrei che la notte inizi ad arrivare presto e io sono impreparato. No, dove devo andare? Di qua, ok. Vediamo. Cosa fare? Mi serve un posto per fermarmi. Aiuto. Ho già detto aiuto? Sì. Ok. Vediamo. Questa torre no. Non va bene. Credo che lì sia un hotel. Questo, cos'è? Credo che... Ah, una ferrovia. O un passaggio. Qualcosa. Ah, dove ero prima? Sì. Ok. Ok. Allora, questo cosa fa? Mi dà un trenino. Residenziale. Casa del VIP. E... mi ricordo più cosa abbiamo detto prima. Ok, andiamo al residenziale allora. Di qua. Scendiamo giù. Presumo devo mettermi qui. Qui! Ok. Ah. Mi prende per il culo? Ah! Sono incastrato! No! No! Oddio! Dove cazzo... Dove diavolo... Ah, ti sei svegliato allora. Ah, sei vivo! Oh mio Dio, uno zombie, via. Grazie mille per avermi cercato dopo l'esplosione, eh. Ah, non sei uno zombie, ok. No, sono ancora vivo e vegeto, per fortuna. Ah, ok. Madonna santa, perché ho tirato quella leva? Io ero... Cioè, ero inseguito da uno di colore. Ma io che non sai cosa è successo. Ah. Diciamo che ti stava tirando via tranquillamente la tua armatura e voleva fare delle brutte cose. Ah, meno male ce l'ho ancora addosso. Meglio che non sai cosa è successo. Ok. Comunque dobbiamo raggiungere quella cavolo di stazione radio. Ok. Ah, una domanda, ma dopo questi 5 anni che sono passati, speravo che perdessi un po' di peso. Minchia, quanto cazzo sei pesante? 80 kg, 90? No comment. Ok, dai, andiamo. Mi raccomando, oddio, evita di cadere! Come sto facendo io? Sono un suicida! Ok, non lo faccio più, basta. Ah! Ho centrato la scala. I like it. Ok. Ok. Comunque questo palazzo non c'è niente. Ah, e poi ho avuto un piccolo problema. Di cosa è successo durante l'esplosione? Ah. Ma non ci sei. Sì, arrivo. Tizio. Sto scendendo le scale. Scusa, sono grasso e ciccione. Scusami, Quel nero gli piacevi. Secondo me qualsiasi cosa respirava si prendeva. Fortunatamente non sono io. Oh. Ah! Non ti muovere. Oh merda, sto per lanciare una freccia. Aiutami. Ok. Usciamo dall'uscita di emergenza. Sto cercando. È dietro di te. Uscita di emergenza. Ho l'arma scoccata, devo lanciare la freccia. Kenshiro. Ok, rotto. Ho recuperato. Where are you? I'm here. Ok. Ok, dov'è finita la stazione radio? L'ho persa. Comunque ti dicevo, quando c'è stata l'esplosione, sono riuscito ad aggrapparmi all'ultimo istante a un blocco. Che è stato sto rumore? Ecco perché non ti vedevo. Ho sentito un rumore. C'è uno zombie dentro un... No, ho sentito un rumore di un computer e mi ha dato un messaggio di Facebook a qualcuno, vabbè. Mistero. Cosa? C'è ancora Facebook? Sì, ma adesso giro tanto foto tunz a becco di papera. Ma se sono morti tutti. Sono Anche i zombie hanno un pochino di cervello per fare quelle cose, eh. Zombettina 94. Dubito che
I zombie abbiano abbastanza cervello per non essere truzzi. Appunto. Comunque. Allora, qua mi pare che non si possa entrare. No, Le direi macerie anche. hanno bloccato la possibilità di arrivare alla torre. Merda! È proprio adesso che forse riusciamo a... Oh. Mi Questa chiedo strada cosa... dove porta? C'è una strada? Ehi, lui. Ok, verso l'infinito! E oltre. Ok, so dove andremo. Arriveremo a Roma. E beh, tutte le strade portano a Roma, mica. Esattamente. Ma poi, che cazzo di città è mai questa? Non sono mai stato io qua. Speravo che lo sapessi tu, visto che sei stato addormentato proprio in questa città. Beh, sai, dopo che mi hanno preso a bottigliate in testa durante una discoteca, sai. Cioè, tu non ti ricordi niente dopo quella discoteca? No, solo una bottigliata e. È un tipo da paura. E basta. Una pecora! Oh mio Dio! Un essere vivente! Un animale! Evitiamo di fare cose vietate ai minori di 18 anni, grazie. Scusa, alla mancanza. Ok, io mi giro. Ok, lasciamo stare. La pecora è piuttosto schifata. Ti piace quando ti frustola? Forse ci conviene tornare in città. Ti ricordo che fuori è più facile trovare Magari creature però c'è cattive. qualche barca o qualcosa che ci permetta di andare via. Sì, ma dove? Non lo so. Abbiamo un'unica possibilità. E sarebbe Comprendo. la peggiore per me. Ti Cioè. ricordi cosa ti avevo raccontato quando ti ho svegliato? Ti ricordi quando ho detto che la memoria è corta? Praticamente c'è un villaggio di persone vive, umane. Oh, comprendo. Soltanto che io sono stato cacciato e se mi rivedono quelli hanno delle brutte intenzioni. Non so se esistono ancora, qua ci sono i trans o i travestiti. No, però ci sono i negri. Travestiti da. Da donna. Se vuoi ti posso portare in quella città, ma per me è molto rischioso. Travestiti da donna, sai, le donne fertili hai detto che sono molto. Molto ben viste. Se vuoi travestiamo te da donna fertile, così mi perdonano per aver portato una donna per scoparsi. Ci terrei a tenere il mio buco anale abbastanza stretto per Dopo poter avertelo cagare. salvato da quel nero, conviene. Sì. Allora, vediamo se magari troviamo qualche altra cosa. Qualche altro modo per contattare la società. Non esiste più Skype. Vedi un computer da qualche parte? Non lo so, qualche casa di manettone magari ci sarà. Qualche zombie tipo Zombetta 94. I like City it. Corp Tower, ecco. Ah, siamo a New York! Siamo a New York! È New York? Sì, c'è scritto qui! Dove? Vieni a Dove vedere, sei vieni qua! finito? Sono qui, sono qui, sono qui! Sto avendo un infarto! Qua, guarda! Qua, 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 qua! Ah, siamo a New York. Perfetto, allora. Oddio, c'è un coso, un cazzone verde. Ok, Attento. è fuori di qua. Ma di qua da dove si va? Da nessuna parte. Quindi è New Torniamo! York. No, vai via! Bussa via! No, kamikaze! Lol, ha fatto un buchettino piccolo piccolo. Oh, soggetto bis. Sì. Visto che siamo arrivati a New York, ti vorrei presentare una persona. Io lavoro per una società segreta. È da anni che cerco di raggiungere New York City. Sai com'è, i Ok. GPS non prendono più, i satelliti sono andati tutti a puttane. Wow. Quindi mi stai dicendo che sei un ca un, un non so, un fratello di Bin Laden? Non posso ancora spiegarti niente. Perché mi ricordo questo palazzo come qualcosa di porco? E perché io invece vedo una bambina che carezza un porco? Perché mi sa che siamo finiti in qualche locale? I like it. I'm loving it. Ok, Ma non riesco essendoci qua. più donne in questo posto, io me ne vado. Non voglio essere stuprato da qualche nero, barra zombie, barra creeper. Ah, dove vai? Ah. Io continuo ad avere i miei frequenti mal di testa con blocchi ripetuti di. Che nel mio anno sono stati chiamati La gamba. lag. Come Ah! l'hanno chiamati? Lag! Ah! Ah, il mio cervello! Ah! Chi è? Sì, capo, sì, tranquillo, attiverò il congegno. Ma sì, tanto uno stupido non sa niente di quello che è successo. Ok, perfetto. Ci sentiamo.
Oddio, sono svenuto un'altra volta? Oh, sei vivo allora. Sì, credo di aver avuto un altro attacco di lag. Mi sa che quella camera criogenica ti ha fatto abbastanza male. Lo credo anch'io. Comunque vieni con me. Sì. Ti farò capire un po' di cose. Ah, attento. Comunque questo qua è il campo del mio capo. Purtroppo, come si chiama il tuo capo? In questo Jones? Purtroppo in questo momento lui non è presente, quindi dovrò spiegarti un po' di cose. Attento a non cadere. Vedi quei quattro palazzi lì accanto? Uniti, laggiù. Yeah. Bene, all'interno di quei quattro palazzi ci dovrebbero essere quattro sfere. Dobbiamo recuperarle. Non è proprio sfere del drago. Comunque se le recuperiamo potremmo attivare un marchingegno, che è qua da tipo secoli. Oh. È stato costruito proprio per evitare questa invasione. Tutta Capisco. Colpa mia. Ok, mi pare giusto che ormai ti dica la verità. Il mio nome non posso ancora dirlo, ma il virus che ha invaso il pianeta, beh, è stata colpa mia. What the fuck? Cioè? Praticamente, dovevo portare questa fialetta di virus. Diciamo che, per errore, è entrata nelle mani sbagliate. Una donna, scommetto. Sì, una donna. Come si chiamava? Sì, è meglio che non ti dico il suo nome. Ah, ok. Pensavo... Diciamo che si faceva chiamare Mr. N. Che bussa la porta? Chi è quel mone che sbatte la porta? Ok, ancora? Mi pare giusto che ormai ti racconti tutta la storia. Quella sera in discoteca, ti ricordi di quella donna? Alta? Sì. Bella? Rossetto rosso? Sì. Vestito saccente? Sì. Me la stava per dare. E ti ricordi la bottigliata in testa? Sì, c'ho ti ho fatto male? Beh. Perdonami. Cosa? In che senso perdonami? Purtroppo ci serviva una persona a random, insomma, qualcuno che non fosse coinvolto con noi. E abbiamo scelto proprio te. What the? Dove sei? È stata quella donna a decidere di salvarti. No! Perché volevo stare nel mio mondo io, perché? Preferivi essere uno zombie come quelli che vedi qua intorno? No. Ti abbiamo salvato per un motivo. Ed è giusto che... quello che mi ha fatto per te adesso lo ricambio. Ah. Aiutando me a liberare questo mondo dal virus. Capisco. E un'ultima perché? Cosa. Anche tu sei ricercato. Ah. Cioè, sanno la tua faccia, sanno che sei con noi. Sanno la mia faccia. Ma sono così carino con questo cappellino. Vedi quel liquido? Quale? Oh. Cos'è? Il virus. Ah, pensavo fosse... Come vedi adesso è contenuto, ma... potete capire bene cosa succede se venissi rilasciato con noi qui presenti. Comprendo. Vieni, tuffiamoci nella fontana. Whee! Un metodo come un altro di scendere rapidamente. Muoviamoci. Dobbiamo raggiungere quei quattro palazzi. Ciao virus, ciao zombie. Zombie. Fai l'uomo. Aspetta un dubbio. Tu sei ti chiami Franks, giusto? Sì. Franks Matano? Mi prendi per il culo. Non sei tu? No. Devo fare una telefonata. Ok. Capo, mi sa che abbiamo sbagliato persona. Non è quello che fa gli scherzi telefonici, è un normalissimo ubriacone del sabato sera. E sì, quello lì sarà morto. Buona. Quindi dobbiamo fidarci di questo incompetente? Siamo fottuti. Signore? Sì? Ok, tutto a posto. Ah. Sei tranquillo. Esistono ancora i cellulari? Wow. No. Si chiamano ricci trasmittenti, secondo lei come comunicavo con lei quando era lontano da me?
Ah, ok. Comunque, vede quel macchinario laggiù. Aspettate. Che cazzo di alberi sono questi? Ecco, vede quel congegno laggiù. Sì. Ecco, dovremmo entrare lì dentro una volta trovate le quattro sfere. Vede quel pinnacolo in cima al palazzo? Sì. Ecco, quello lì rilascerà il gas che avrà due effetti possibili. O riporterà la pace, o eliminerà tutti gli esseri viventi. Ah, mi sembra un po' stupido calcolare le due possibilità. C'è il 90% che moriremo anche noi. Ok, scusami, tocco un attimo. Scusa. Ok. Ok, vai. È il momento di andare a trovare queste quattro dannatissime sfere. Ok. Ah, stia attento ai servizi di protezione. Questo qua è il nostro palazzo della nostra comunità. Ah, quindi il Bat Palazzo. Comprendo. Tutto qua è protetto. Prenda i due congegni tecnologici dalla cesta. Non c'è niente. Ah, questa non c'è niente. Dannazione, qualcuno ha rubato i congegni. Merda! Ok, allora le tenga lei. Grazie. Allora, quello giallo è un normalissimo orologio. Comprendo. Quell'altro invece serve per segnalare le mine nascoste nel palazzo. La mina ecco. Più vicina. Capisco. Quindi cerchiamo di non farle esplodere. Elevator. Funziona l'ascensore? Speriamo che funzioni. Non funziona. No. Non funziona. Dobbiamo fare con le scale. Dannazione. No, non funziona. Non posso entrare. Salga. Oh, yes, io posso entrare. Devo ucciderlo in qualche modo. No, non funziona. Si muove. Dov'è? Che diamine distanza è questa? Dove chest. Sei? Tutte vuote. Dannazione. Dove diavolo sei? Sto salendo. Una stanza. Tutta. Oh, che bello. Libri. Una chest. Oddio! Che ho trovato? Niente, niente, scusa. Niente di che. Solo un pezzo di pane. Perché? È pane buono o pane stantino? No, pane è abbastanza buono. Molto buono, direi. Ok. Si muove a salire, dobbiamo trovare queste cazzo di sfere. Arrivo, arrivo, prendo solo un po' di pane. Aspetta un secondo. Ehi, ma quella è una delle sfere! Dove? Ho già trovata una. Ok. Sì, ma ci servirà uno strumento per prenderlo. Capisco. Ci serve il piccone di diamante. Quindi dobbiamo cercare un piccone di diamante. Pesce. Me gusta. Signore, dov'è? Sono qui. Qui dove? Qui... qui. Salga. Arrivo, sto perquisendo un po' tutte le stanze. Vi ricordo che ci sono mine di prossimità nascoste. Non vorrei che saltasse in aria nel momento peggiore di tutti. Che diamine di posto è questo? Vabbè. Ho paura di trovare qualche mina. Nulla, nulla, niente, nulla e niente. Storage. Forse siamo nel posto giusto. Quadri, vetro. Eccolo qui. L'iron. Ho trovato dell'iron. Il legno. Ottimo. Perfetto. Porte. Pressure. C'è un sacco di materiale qua dentro.
credo che possiamo creare quello che ci serve. Ok, abbiamo l'estrattore. Perfetto. Non quello che ci servirebbe proprio l'estrattore, ma credo che possa funzionare lo stesso. Si muove ad arrivare in cima. Cosa che diavolo sta indossando lei? Dove la trovate? Salve, professore. Vedo che ha notato il mio nuovo completino. Mucho sexy. Ok, non perdiamo tempo. Ha un estrattore anche lei? No. Vabbè. Non direi. Tenga. Lascio lei il compito, dottor Freeman, di raccogliere le cose. Comprendo. Ok, è là la prima... Cosa hai detto? Comprendo. Lì è la prima sfera. La vedo. Questo qua era un cinema porno, mi sa, eh. Yes, mi gusta vederla rompere le rocce. Yes, Ok, ce l'ho. Ok, abbiamo la prima sfera. Quindi dobbiamo cambiare torre. Eccola lì, la seconda. Che diamine ci fa in un campo da tennis? Oh, facciamo una partitina? Si potrebbe fare. Sì, ma manca l'arbitro. Lo sto facendo io, Cogliomberos. Cogliomberos, chi è che gioca contro di me allora? Ok, dobbiamo andare in quell'altro palazzo. Eh? Quelli altri, nell'altro palazzo saranno le altre sfere. Are you serious, bro? Dove sei finito? Sparisci. Dietro di te, pirla. Ok, è il momento di andare. Tutto nel prossimo episodio. Oh. Ok, è il momento di andare dall'altro palazzo. D'accordo. Ma vediamo se magari qua c'è qualcosa. Non ci credo. La galleria del mio capo. La signora. Quella signora. Insomma, quella bella ragazza che voleva portarsi a letto. Beh, questa qua è la sua galleria personale. Ah. Vediamo, una signora che gratta un porco. O un... Boh. Non si capisce. Questa qua Pinocchio. È cultura... Sarà arte contemporanea. Ah! Ah, è un disegno. Mamma mia. Questo quadro... Scusi, cosa sta facendo? Niente, niente. Se eviti di rubare, grazie. Ma se fa cacare, io volevo dare fuoco. Uffa. Senti, non lo s... Come? Niente, niente. Andiamo. Cos'è sta merda qua? Cos'è sta merda qua? Cosa mi rappresenta? Ok, ci vediamo sotto. Arrivo. Oddio santissimo. Ho sentito un'esplosione. Stai bene? Oh mio Dio. Aia. Come diavolo le mie qui? Palle. Ok, sono sceso. Non puoi capire cosa si prova. È peggio però quando ti arriva una freccia nel ginocchio. Ah, ok. Non l'ho mai provato. Beh, uno scheletro prima o poi glielo farà provare. Ho delle frecce in mano, quasi quasi posso. No, meglio di no. Stai fermo. Ricordi che sono qui tanto per salvarla. Per ora. Ok. Restaurant 10. Ok. Ristorante. Cerchiamo. Wow. Un McDonald's. Oh, c'è del cibo. Vediamo. Dannazione, le ceste sono bloccate. Non si aprono. Fuck. Cerchiamo da queste. Oh, qua c'è un'altra sfera. Ma perché sono messe così a cavolo? Cioè, la cosa è strana. Ok. Che bella vista. Ok, ce ne manca una. Sarà nell'altra torre. Vediamo se qua c'è qualcosa di interessante. Delle torce. È raro trovare delle torce. Te le stai svuotando tutte. Chicken. La cucina. The chicken. Oddio santo. Me gusta. Ho trovato del pesce. Del pane. È una zuppa di funghi. È pieno di roba qua dentro. Ecco, prendo un po' di pesce cotto. Ok, questa zona dovrà rimanere il nostro segreto. Ok, butto fuori tutti la roba inutile. È pieno di cibo qui. Possiamo cibarci per un'eternità. Wow. Dei lasci di diamante.
come gusta. Dei calzoncini. Zuppa, latte. Dai, dobbiamo andare, non abbiamo tempo per goderci queste prelibatezze. Perché okay. Ho spento il forno? Sentivo caldo, scusa, eh. Sì, ma un po' di rispetto. Se non ci sta nessuno qui, che gliene frega. Ok. Dov'è che dobbiamo andare? Sta piovendo, stia attento, è pioggia acida. Merda. Non credo che lei voglia sapere cosa succede a quelli che vengono toccati. Credo che siano 5 anni che non mi lavo. Che puzza. Beh. Che cos'è sto posto? Come diamine si arriva in cima? Ufficio. Staffone. Libri. Libri. Esistono ancora i libri. Libri. Oddio, libri. Libri. Credo che siano pratiche, se è un ufficio. Ok, siamo tornati in cucina. Oh mio Dio! Hm? Ho trovato un sacco di carne, pesce, ne lasci mele, lì. Mele d'oro, funghi. Poi le porteremo via con un camion. Ah, esistono ancora i camion? Wow. Dannazione, qua sta piovendo, dobbiamo cercare di non farci bagnare. Ah, mi sto lavando! Ah. Come diamine ne arriviamo dall'altra parte senza toccare la pioggia? Non esistono gli ombrelli? No. Merda. Ci vuole un'idea. Ok, vai prima tu. Ah! Non ci rimane che provare a fare una cosa. Ascensore, funzioni sì o no? Sì, la discesa mi apre? Sono rimasto bloccato. Sì. Grazie. Dobbiamo salire qua, è qua sopra. Dobbiamo cercare di trovare un modo per salire. Non è che col suo estrattore riesce anche a rompere sti blocchi? Scusi, Ah, però piove. Ci sono le scale. Sì, ma se ci tocca l'acqua... Non sarà... Credo che sia impossibile. Dovremmo aspettare che arrivi il giorno. O il sole. Ah! Ci vuole un piano. Proviamo a fare un giro. Ah! Brucia. Ah! Ok, a posto. Ok. Ok, sono arrivato qui. Ma che cazzo? Un po' di intelligenza, amico, no? Mi prende per il culo. Cazzo, l'ho finiti. Merda! Ok, posso usare questi. Vediamo. Giusto, potrei usare questo legno. Merda, mi sono chiuso sotto. Brucia, brucia. Ok, cerchiamo di collaborare. Ok. Ok. Dolore. Siamo vicini alla brucia. Sì, via! Non mi spinga. Ok. Siamo vicini. Ok, così non dovrei toccare. Ok, una corsa disperata verso quella porta. Ok, a posto. Pelle, carne, robaccia. Ah, io ho dato una nasata contro una porta. Non è una bella esperienza. Ecco la sfera. Perché si è infilata dentro un albero. Dove? È qui. E perché si chiama sfera se è un cubo? Hai mai visto in Minecraft qualcosa di sferico? No. Ecco. A parte le mie palle cubiche. Ok, abbiamo tutto quanto. Adesso dobbiamo raggiungere la torre. Ma piove. Anche questo è vero. Come facciamo? Mi sa che dovremmo restare qui a mangiare e aspettare che arrivi il sole. Mi sa che dovremmo fare proprio così. Oppure abbiamo un'altra possibilità. Cioè? Ok. Oh, corri, mi scusi. Le presento una cosa. Cosa? Concentrazione. Tecnica di Kenshiro! Non ce la faccio. Non sono abbastanza potente. Ma che diavolo. Ho il coso di travellatore. Come si chiama? Qualcosa. Ok, gentlemen. Gentlemen. Ladies. Non è molto intelligente, direi, Sì.
Quanto hai di esperienza? 5. Io niente. Bravo Pirla. Quindi, ah, brucia! Come diamo ne arriviamo alla torre? Con sta pioggia. Tanto ci conviene arrivare al piano terra. Io direi di fermarci al Mac e mangiare. No, no, ci conviene andare avanti. Beh. Avremo tutto il tempo, se sopravviveremo, di tornarci oddio. Dopo. No, non di nuovo. No. Ah, lag! Sì, sì. Caffè, giornali. Abbiamo già tutte e quattro le sfere. Ormai il piano sta per essere completato. Quindi cosa ce ne facciamo di lui? Dove sono? Ok, perfetto. Oh, si è svegliato. Signor Franks? Franks? Sì, che... Ah, eccomi, eccomi. Ah, è vivo, ok. Scusi, ma ha avuto un altro attacco di... Sì, l'ho trascinato giù per le scale facendo sbattere la testa ripetutamente sulle scale sperando che si svegli. Ecco perché è ancora più lag di solito. Dai, siamo quasi al piano terra. Stiamo per completare la nostra missione. Chi è che sta fappando? Chi è? Sento di fapper. Ok, ci sono degli slime fuori dalla finestra. Salve. Ok, dov'è la torre? Posso fargli vedere con la spada? Le piace? La magnifica torre. Devo usare l'altra spada. Sì, dove? Arrivo, mi dica. Ci sono degli scheletri. Ah, il mio ginocchio di nuovo. La salverò io. Da. Da. Che colpo di precisione. È una corsa contro la torre. Non voglio che ci avviciniamo. Corri, 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 corri. Pussata! C'è un buco. Oh, merda, un creeper. Dammi lontano. Puzza via. Via. Venga, corra! Aiuto! Mi dia le sfere un attimo. Lei non sa dove deve posizionarle. Eccomi. Tenga. Perfetto. Ok, andiamo. Entri in questo buco. È sicuro? Sì. No! Scusi, le stavo dando una mano a scendere. No! Dove sono? Perfetto. Chi è? Il piano è stato completato con successo. Mi dispiace, ma lei non è la persona che ci serve. Pronto, avremo figlio di puttana. Non avrà modo per risalire. Mi dispiace. E spero che il gas che vi rilasciate nell'aria non la porti a una brutta morte. Beh, ci vediamo. Così. Mi dica. Quelle cose gialle e quella cosa per le mine che mi ha dato servono per il suo piano. Sapevo di essere un ritardato. Ah, dai, ciao! Ah! Me le consegni subito! Ciao, Pirla! Ok, so che scendere qua dentro è una grandissima cazzata, ma non ho altra scelta. Ruah! Venga qui! Maledetto! Perché di colpo mi sembra di che stiamo giocando quel gioco dell'ultimo video di Franks the Video Gamer che ho visto su YouTube? Quello dei corridoi. Salve? Ah! Vai via! Allora, possiamo entrambi collaborare. Possiamo trovare un piano per venirci incontro. Cosa incontro? Mi stavo per ammazzare! Ma... Sono ordini dall'alto! È quella signora che me l'ha chiesto! Allora, abbiamo una possibilità per salvarci entrambi. Però dobbiamo collaborare. Quando quella macchina verrà attivata, il gas verrà lasciato nell'aria e chi non si trova dentro un palazzo o qualche cosa morirà. Probabilmente. Quindi dovremo attivare entrambi la macchina sperando che tutto funzioni per il meglio. Quindi che ne dici di collaborare e di uscire insieme da qui? Collaborare è una parola grossa, visto che mi volevi ammazzare! Non sono stato io a decidere questo. Ok, dobbiamo salire. Ha materiale per costruire? Nine. Tenga. Esiste ancora il tedesco? Wow. Perché non era elfico. Ah, è vero, probabile. Ce la fa a salire? Perché devo per l'inventario per ogni cazzo di costruzione. Ho finito la roba. Aiuto. Help. Help.
Oh merda. Sì, uccidilo. Vai, vai. Finiscilo. Sì. Dai. Dannazione, maledetto zombie. Oh. Jenkins. Scusi, era il mio cellulare. Era un urlo di battaglia. Ah, bastardo. Ce la fa a uscire? No, uno zombie mi ha fatto cadere di sotto. Dai, saliamo insieme. No, non ho le asce. Ok, ho capito. Tenga. Accendiamo fuoco. Come non detto, prende fuoco la legna. Così. Dalla frase, l'ho sputato anch'io adesso. Dove è finito il legno? Io l'ho sputato. È sparito. Lei è una persona veramente inutile, lo sa? Non quanto lei. Beh, io sto seguendo gli ordini. Ah, va, aiuto, brucio, ho da fuoco. Ah! Possiamo salire? Tenga, sì. Lancio la mia terra. Sicuri che sia terra? Beh, in teoria. A buon intenditore. Poche parole. Non ci vedo più. Dai, esca. Le do una mano. Potrebbe essere. Ok, adesso mi può consegnare i congegni. Se permette, no. Ok, dobbiamo entrare. Ok. Non mi pare ci sia una porta. Vecchio metodo. Fatta. A posto. Mi chiedo come abbiamo costruito questo diamante di congegno. Ecco qua le scale. Siamo vicini alla fine. Sì. Finalmente. Dannazione, stavo per cadere. Che brutta visuale. Cioè, il mio finale deve essere con la vista del suo culo. È molto bello il mio culo. Beh, le ricordo sempre che è stato salvato da un Enderman dal sottoscritto. Potevo lasciarla morire allora. Le ricordo che aveva ancora i suoi aggeggi in mano. Allora no, non aveva i miei aggeggi. Ricordo che glielo date quando siamo entrati nella torre. Merda. Fottuto. Potevo lasciarla morire. E io quante sfere? Siamo arrivati? Cazzo, dove sono? Ok, siamo arrivati. Non c'è niente qui. Dobbiamo arrivare sopra. Ah, e come? Rompendo. Venga. Le palle. Eccoci qua. Siamo arrivati. Dov'è? Qua è l'entrata. Ecco. C'è un buco. Ok. Andiamo. Dov'è che dobbiamo posizionare le quattro sfere? Me lo chiede a me. È lei che c'è con congegni. Aspetti. La cosa qui dice. Perché mi indica? Non metterlo qua? Guardo io. Ma l'ha ripreso. Ok. Secondo le coordinate, indica questo punto qui. Poi da qui indica questo. Da qui indica questo. E da qui indica questo. Ok. Dovrebbe attivarsi il congegno tra pochi secondi. Ok, adesso c'è la scelta. Tanto uno di noi due può salvarsi. Quando la torcia verrà inserita, il marchigegno partirà e rilascerà il gas da questi piccoli fori. Quindi i primi a essere colpiti sarà quello che metterà la torcia. Quindi, okay. Soltanto uno di noi si può salvare. Bene, buona fortuna. No, non ci siamo capiti. È lei che dovrebbe mettere la torcia. No, la mette lei. No, non ci penso neanche. Non voglio morire per uno stupido pianeta. Ma, vedi, ora ti spiego un attimo. Dove hai trovato quella spada? Tu non morirai per il pianeta. Tu morirai per mano mia. Pezzo di merda. No, crepa, la mia torcia. No. Anno 2242, il mondo è salvo. Un eroe ha salvato l'umanità. Comunque sia, merita il nostro rispetto.
Chi è? Che cazzo? Pina, salve, giornale, Franks. Presto, presto, caffè, devo andare a lavorare, Pina! Dov'è Pina? Salve, Franks. A cazzo, di nuovo tu! Ti avevo ucciso! Le cose sono cambiate, sono passati ancora un bel po' di anni. Ok. Le spiego cosa è successo? No, direi che sia meglio andarsene a dormire. Volevo tanto avvisarla di una cosa. Sì? Lei ha salvato l'umanità. Mi ha fatto praticamente morire. Anzi, ah? Io sono morto. Ah, hanno... aiuta! Mi ascolti, signor Franks. Ora sono un robot. E il mio compito era quello di svegliarla per avvisarla che il mondo è salvo a merito suo. E fai? E le volevo avvisare anche che avevamo in mente di svegliarla tra altri 20 anni, quando il mondo sarebbe tornato tutto al proprio posto, con discoteche, ragazze buone nei bar e navi spaziali. Sì! Quindi le chiediamo di scegliere se tornare a dormire. Aspetti, non vada a letto ancora, altrimenti il meccanismo la ucciderebbe. Se andare a dormire adesso e aspettare questi 20 anni per divertirsi e essere ricordato come un eroe, oppure aiutarci nella ricostruzione del pianeta. Tic tac, tic tac. Cosa sceglierà il nostro Franks? Cliccate sui due pulsanti a sinistra o a destra del video per la vostra scelta. E dai, premete. Che cazzo aspetti? Premi! La risposta è ovvia, premi! Quanto ci vuole? Premi quel cazzo di pulsante! Dai, cazzo! Con tutto il rispetto, robottino. Ma buon lavoro. Ok, buonanotte, signore. Ah, donne, patata, mi gusta. Forse le dovevo avvisarlo che avrebbe dovuto aiutare a far tornare un sacco di persone sul pianeta e avrebbe dovuto scopare un sacco di ragazze. Beh, non credo che la cosa gli sarebbe interessata più di tanto. Torniamo a pulire il cesso. Yeah. Credo che vi aiuterò. In fondo ho salvato il pianeta. Ha intenzione di aiutarci? Sì. Bene, come primo obiettivo il suo è raggiungere il campo base. Capisco. Che si trova esattamente a una distanza di 935 chilometri dalla sua attuale posizione. Mi pigli po' culo. Il suo compito è raggiungere quella base. Ma sia tranquillo, signore. Una volta arrivato, ci sarà un sacco di gente ad accoglierla. Quindi tanta patata? No, signore. La patata è per gli eroi. Perché io cosa sarei, scusi? Senza offesa, ma ha soltanto premuto un pulsante. Non credo che meriti della patata per questo. Ok, ora, robottino del cazzo. No, niente acqua. Miei circuiti andare a puttane. Non lo faccia. Allora, o mi porti dalla patata, o ti faccio andare a puttane. Ok, andiamo dalla patata. Mi segua, l'accompagnerò nel suo viaggio. Yeah! Ok, se stai guardando ancora il video, stanno passando i titoli di coda. E che aspetti? Chiudi? Dobbiamo andare avanti ancora per tanto? Per questa strada? Beh, finché non chiudo il video. In effetti. Creeper! Ah! Ok, questa bellissima lana nera si servirà come scritte, riconoscimenti. Ok, guardi. Figlio di... Ok. Con un ottimo montaggio su questa lana nera appariranno tutti quanti gli ideatori di questo video. Ah, non stiamo registrando? Sì, stiamo registrando. Ah, merda. Ok, no, sto registrando io. No, io non taglio. Ormai il film è finito. È finito ormai, tanto. Ah, io ho colpito il mouse. Ah, è finito. E vai. Yeah. Sì, ma io la patata ancora non l'ho vista.
dettagli. Lì ci saranno i nomi dei creatori del film. Che noterete che non stanno cambiando i nomi lì scritti. Sì, saranno sempre due. Solo gli stronzi. Ecco, Esatto. qua. Così. Ok, speriamo che il progetto vi sia piaciuto. E stiamo dicendo queste robe in questa parte perché sappiamo che se avete scelto l'altra opzione siete tornati per vedere anche l'altro finale. Sì, stronzoni. E da qui, magari in futuro, chissà, si potrebbe anche continuare. Già, magari nella prossima serie vedrete me che mi farà una patata I like it. arrosto con Quindi, pollo. Ma direi che ormai siamo arrivati alla fine. buona fortuna a tutti i partecipanti Per al la... prossimo video con l'estrazione. Ma prima dobbiamo fare una piccola cosina. No, scusate, ho sbagliato a scrivere. Ma che idiota. Oh, senti, un fail fine produzione. Ci sta sempre. Perché ormai tutti quanti i fan hanno visto me. Non hai capito. Intendevo che hanno visto me morire. No, no, Non te. che culo. Torna qui, vieni qui, vieni qua, come here, lo sei, lo sei, vieni qua. Ok, mi sto suicidando io. Sì, fuori, fuori. Ma non puoi non morire! No, no, vai Mona, Ma no, siamo... vai Mona, vai Mona, vai Mona. Possiamo finire sto cazzo di episodio! Muori! No! E al nostro prossimo progetto. Vai, vai. Sì, ma finisci. Bye, bye. Scusa, se sono morto faccio il morto. Allora. No, devi lanciare il tuo ultimo grido. Ah, aspetta. Bye bye. Sono rinato dentro il... Ok. Finiamo sto cazzo di film! Arrivo! Lodore mi fa... Yahoo!